Harry si guardò intorno e si sentì mancare. I Mangiamorte erano entrati a Hogwarts. Fred e Percy stavano duellando contro due uomini mascherati e incappucciati. Harry, Ron e Hermione corsero avanti per aiutarli. Getti di luce volarono in tutte le direzioni e l'uomo che lottava contro Percy indietreggiò in fretta. Il cappuccio gli cadde dalla testa, scoprendo una fronte alta e i capelli striati. «Ah, ministro!» urlò Percy e scagliò una fattura con un Thicknesse, che lasciò cadere la bacchetta e portò le mani al petto, in evidente difficoltà. «Le ho detto che do le dimissioni!» «Hai fatto una battuta, Percy!» gridò Fred. Quando il Mangiamorte con cui stava combattendo crollò colpito da tre diversi schiantesimi. Thicknesse era caduto a terra e minuscole spine gli spuntavano dappertutto. Sembrava che si stesse trasformando in una specie di riccio di mare. Fred guardò il fratello con allegria. «Hai davvero fatto una battuta, Percy! L'ultima che ti avevo sentito fare era...» L'aria esplose. Erano tutti vicini: Harry, Ron, Hermione, Fred e Percy, i due Mangiamorte ai loro piedi. Uno schiantato e l'altro trasfigurato, e in quella frazione di secondo, quando il pericolo pareva temporaneamente lontano, il mondo andò in pezzi. Harry si sentì volare e non poteva far altro che tenersi stretto con tutte le forze a quel sottile bastoncino di legno che era la sua sola e unica arma, e riparare la testa con le braccia. Udì le urla dei suoi compagni senza sapere che cosa stava succedendo. Poi il mondo divenne dolore e penombra. Harry era semisepolto nel crollo di un corridoio colpito da un tremendo attacco. Capì dal vento freddo che il fianco del castello era esploso e un calore appiccicoso sulla guancia gli disse che stava sanguinando copiosamente. Poi sentì un grido lancinante che gli strappò le viscere, l'espressione di un dolore che né le fiamme né le maledizioni potevano provocare, e si alzò, incerto, più spaventato di quanto non fosse ancora stato quel giorno, più spaventato, forse, che in tutta la sua vita. Hermione cercava di rimettersi in piedi in mezzo a quella devastazione e tre uomini con i capelli rossi erano a terra, vicini, nel punto in cui la parete era esplosa. Harry afferrò la mano di Hermione e avanzarono barcollando sopra cumuli di legno e pietra. «No, no, no!» urlò qualcuno. «No, Fred! No!» Percy scuoteva il fratello. Ron era inginocchiato accanto a loro e gli occhi di Fred li fissavano senza vederli. Lo spettro dell'ultima risata ancora impresso sul volto.